Professore Raso, questo debutto da romanziere come nasce nella sua vita? Ma ho provato a mettere insieme le mie esperienze. Cioè io, come sapete, sono un fisico, diciamo, uno scienziato, e quindi leggo in genere pochi romanzi, ma molti saggi, saggi non solo scientifici, ma anche storici, a volte geopolitici. Allora ho provato a mettere insieme alcuni concetti scientifici con un thriller e li ho messi insieme in una storia sorprendente, dove per sorprendente intendo che sorprenderà i lettori, davvero, ci sono delle sorprese, infatti posso e voglio dire poco sul romanzo, perché è un thriller intrigante in cui si mischiano concetti filosofici, concetti religiosi e concetti scientifici. Questa idea l'avevo avuta tanti anni fa. Poi durante il periodo della pandemia ho trovato il tempo per scrivere e l'ho proposto ad alcune case editrici, una casa editrice, la Scatole Parlanti del gruppo Utterson, è stata una di quelle che mi ha proposto di pubblicare e quindi sono molto grato a questo editore. Diciamo che lei mi ha già risposto alla domanda che le avrei voluto fare, un professore universitario di fisica che si diletta e si cimenta, però lei dice ho messo dentro anche le mie competenze scientifiche. Esatto. Senta, ma non possiamo non ricordare che lei è anche un attore dilettante, insomma, che ha fatto un po' la storia del teatro di Sciacca però, perché non è che le cose Grazie, non si possono. grazie. Sì, ora Ecco, da un po' c'è di anche un po' tempo. questo. C'è anche un po' questo, infatti è scritto quasi come una sceneggiatura. Diciamo, più che un romanzo è un racconto lungo o un romanzo breve. E quindi è molto è intenso, è pieno di colpi di scena, si potrebbe rappresentare a teatro o in televisione, diciamo. Quindi ho messo anche dentro questa mia esperienza. E anche l'esperienza recente, io ora da un po' di tempo mi occupo di divulgazione scientifica, ho fatto delle conferenze anche a Sciacca e quindi i concetti scientifici sono spiegati in maniera molto semplice. Tramite dialoghi tra personaggi. Ci sono cinque personaggi principali che si avvicendano nella storia di questo thriller, e alcuni di questi sono o ex studenti di fisica o c'è un astronomo di Berkeley, e quindi affrontano certi argomenti cercando di spiegare a persone che non conoscono la fisica, per esempio, degli argomenti molto semplici. Tutto questo è inserito dentro una trama thriller. C'è il mondo di Giuseppe Raso dentro C'è questo. il mio mondo, Ecco, sì. diamo l'appuntamento per questa sera, Libri sotto le stelle. Sì, stasera alle ore 21 alla Lega Navale, al Porticciolo Turistico, avrò il piacere e l'onore di presentare in anteprima, perché il libro uscirà in tutta Italia il 30 agosto, a Sciacca è già uscito, e quindi grazie alla Mondadori Bookstore lo posso presentare in questa rassegna Libri sotto le stelle, e quindi lo presenterò in anteprima stasera alle ore 21. E converserà con lei Eleonora Salomone. Eleonora Salomone, vostra giornalista, Esatto. converserà con me e mi aiuterà a parlare degli argomenti, dei temi che sono trattati. Ci sono dei temi molto profondi, dal dialogo scienza-fede all'incomunicabilità, e insomma, cose molto Ha suscitato interessanti. tanta curiosità. Appuntamento dunque stasera.